Presidente Marsilio, questa mattina a Vasto Lab delle competenze, alla presenza del Ministro Zangrillo che ha lodato l'Abruzzo e poi nel pomeriggio due visite istituzionali a Dogliola e a Fresa Grandinaria. Che cosa manca a questa regione per far decollare anche le aree interne? Beh, noi oggi abbiamo presentato questo progetto con la presenza gradita e prestigiosa del Ministro Zangrillo, che ha avuto parole di forte elogio per l'azione amministrativa e politica della Regione Abruzzo. Speriamo, come ha detto il Ministro, di poterci davvero confermare come regione guida, come regione pilota su questo progetto, che è un progetto che serve proprio a mettere a disposizione delle amministrazioni comunali la capacità amministrativa che gli manca, e tanto più sono piccoli i comuni, come nel caso di Dogliola, 300-400 abitanti, in buona parte iscritti nelle liste all'estero, o Fresa Grandinaria, poco più di 1000 abitanti. Insomma, stiamo parlando di comuni piccoli e piccolissimi che fanno fatica a mettere insieme le capacità amministrative. Sono comuni che a volte condividono con una mezza dozzina di altri comuni il segretario comunale, che viene una volta al giorno, il tecnico che è capace di, diciamo, elaborare e firmare un progetto a regola d'arte. Queste difficoltà, è chiaro che chiedere a questi comuni che hanno questo dato di partenza, questa macchina amministrativa così fragile di partenza, chiedergli di partecipare ai bandi, fare tutto quello che devono fare per essere competitivi in Europa nei confronti di altre amministrazioni con le spalle più larghe, diventa davvero ingeneroso e complicato pretenderlo. Noi abbiamo organizzato con i fondi europei che stanno partendo, con la programmazione che sta partendo dei fondi europei, un sistema di sostegno, di formazione del personale, di messa a disposizione del personale di queste piccole amministrazioni, e ecco, in collaborazione con il Formez e con gli Atenei, sia quelli tradizionali che quelli telematici, che sono presenti in Abruzzo, per far crescere le competenze, le capacità dei nostri amministratori e mettere a disposizione dei piccoli comuni quello che loro manca per poter vincere queste sfide e portare a casa risultati utili per i cittadini. Anche perché, insomma, c'è una partita importante sul PNRR, ma non soltanto su quello, insomma, in generale sui fondi europei. Beh, sta partendo un ciclo di programmazione poderoso, non c'è solo il PNRR, che sono fondi aggiuntivi e fondi ulteriori e sono, diciamo, comportano una capacità di spesa, una mole di attività amministrativa molto molto importante, molto superiore al passato. Gli stessi tradizionali fondi europei che vengono distribuiti ogni 7 anni, siamo all'inizio di un nuovo ciclo di programmazione che prevede per questo ciclo una dotazione 2,5 volte, più del doppio di quella che avevamo nel precedente ciclo, sommando oltre 1 miliardo in 7 anni di euro da distribuire sul fondo sociale e sul fondo per lo sviluppo economico e territoriale. Ecco, questi sono, diciamo, fondi importanti. Attendiamo peraltro la distribuzione del riparto del fondo della coesione. Dobbiamo anche integrare questi fondi per evitare sovrapposizioni, per evitare spreco di risorse, per ottimizzare, per fare in modo che uno sia complementare all'altro, cioè quello che non si riesce a fare con uno si fa con l'altro e viceversa, per coprire il maggior numero di attività e di territori possibile e fare in modo che ci sia una crescita organica, equilibrata e coesa di tutto il territorio abruzzese.